Se mi bussano alla porta sono spacciata. Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina. Oggi qua vi voglio fare un video su come schiarire le macchie, macchie della pelle in generale, sia macchie post brufoli che macchie della pelle, come possono essere macchie solari o di qualsiasi tipo. Sapete che vi ho fatto diversi video su questo argomento perché voi me lo chiedete spesso. Vi voglio aiutare a risolvere questi problemucci con piccoli rimedi casalinghi che sono molto molto semplici da realizzare alla portata di tutti con ingredienti casalinghi, quindi anche super economici, però sono molto efficaci, soprattutto se utilizzati con costanza, veramente danno molti risultati. Tante di voi mi scrivete con le mie maschere, i miei scrub, le mie ricettine casalinghe che ho pubblicato su YouTube, vi siete trovate bene, avete visto dei risultati. Quindi io vi ringrazio per il feedback e ovviamente sono ancora di più spronata a farvi questi video. E mi raccomando, se vi piacciono le mie ricettine semplici, semplici, facili e casalinghe, mettetemi un bel pollice in su, così sono tanto spronata, incentivata a farvi tanti di questi video. Capisco che vi piacciono e ve ne faccio tanti altri. E anche io li adoro tanto. L'ingrediente fondamentale di oggi è il limone. Lemon, eccolo qua, guardate che bel cestino di limoni c'ho io. Limoni bio del nostro alberello. Sono tanto tanto buoni anche da mangiare e da, insomma, leccare. In una ciotolina vado a mettere un po' di curcuma, che è questa polverina che sapete viene utilizzata appunto anche per cucinare. È una spezia che è veramente ottima, ve la straconsiglio anche in cucina. Infatti spesso anche sul mio secondo canale, nelle ricette di cucina, ve la faccio vedere. Dire che la utilizzo, la adoro, ha un profumo veramente adorabile ed è buonissima ed è un antinfiammatorio naturale, è miracoloso veramente per la pelle perché non solo schiarisce la pelle, quindi la illumina, quindi questo rimedio va benissimo anche se avete un colorito spento della pelle, ma va benissimo anche per i brufoli, per i punti neri, per tutte le impurità, per l'acne, tutti insomma i problemi della pelle, ve lo straconsiglio, anche un antitumorale, vabbè comunque è ottimo. Ho messo qui in questa ciotolina quindi la mia curcuma e poi ci vado a mettere il limone e un po' di miele. Sapete che anche il miele è ottimo, è anch'esso un antinfiammatorio, ne metto un mezzo cucchiaino e veramente fa benissimo per la pelle. E il limone ovviamente è super schiarente, perché vi ho detto l'ingrediente principale, perché il limone è esfoliante, ha un pH molto acido e quindi rimuove le macchie e le impurità dal viso. A questo punto vado a mescolare. Eccoci qua quindi prontissime con la nostra fascettina e la nostra maschera. Ecco qua, è pronta, la possiamo applicare con l'aiuto di un pennellino. Io utilizzo un vecchio pennellino da tintura, potete utilizzare anche un vecchio pennellino da trucco e vi consiglio perché questa qua un po' farà l'effetto che macchia, quindi per evitare di macchiarvi anche le mani è meglio utilizzare un pennellino. Questa la potete applicare anche qua, su questa parte del soprallabbro. Se avete, ad esempio, a volte alcune ragazze hanno dei segni, delle macchie, tipo, si chiama tipo baffetto, anche là la potete mettere. E io comunque la vado a mettere su tutto il viso, perché comunque voglio beneficiare di questa azione antiossidante, illuminante, veramente che è un toccasana per la pelle. E un po' dappertutto, anche perché non è solo per le macchie, ma vi ho detto anche per tutte le impurità, eccetera. Poi se avete una pelle ad esempio delicata, la potete anche applicare a zone, ad esempio la potreste mettere solo dove avete le macchie, oppure ad esempio solo nella zona T, dove volete voi. E cosa importante, dato che c'è il limone, sentirete un po' di pizzicare la pelle.
non vi preoccupate, è del tutto normale. Ovviamente se vi pizzica molto la pelle, allora vuol dire che la vostra pelle è troppo sensibile e vi conviene sciacquarvi e rimuoverla. Io ho una pelle normale, mista, insomma, non particolarmente sensibile, ma insomma neanche proprio un cartone. C'ho la mia sensibilità. Mi piace molto, ha un potere schiarente veramente, veramente elevato. Questa maschera illumina la pelle e mi piace anche, per esempio, prima di un'occasione speciale, perché ti illumina l'incarnato, oltre a schiarire tutti i segni e tutte le piccole imperfezioni. Se avete la pelle molto delicata e molto sensibile, potete usare invece del limone l'acqua, semplice acqua all'interno, quindi evitate il limone e in questo modo diventa molto più delicata. Ok, posa adesso e poi dopo andiamo a sciacquare. Se vi bussano alla porta sono spacciata. Pronta per sciacquare il bagno. Faccio una piccola insaponatina per rimuovere questo giallo. Mi lavo semplicemente con un sapone delicato e acqua calda. Tolta la maschera, la mia pelle è veramente super super luminosa, pulita, la sento proprio bellissima e anche tutte le segnette, tutte le imperfezioni sono sparite via. Utilizzate, ragazze, per asciugarvi un panno in microfibra, perché si potrebbe macchiare, quindi non vorrei che si macchiasse qualche asciugamano, meglio il panno in microfibra. Se quando la fate vedete la pelle che si è un po' colorita, è probabile che vi resti un po' colorita di giallo, ma non vi spaventate, non resterete Simpson, insomma, non diventerete dei Simpson, perché il colore della curcuma è un colore momentaneo. Basta semplicemente lavarvi il viso e poi va via, sparisce via, quindi assolutamente non colora la pelle, ma è soltanto un effetto momentaneo. Infatti adesso la pelle è completamente pulita, è molto molto luminosa, è molto molto bella. Questa maschera alla curcuma è molto molto in voga tra le americane, infatti ci sono anche tanti tanti tutorial americani che utilizzano appunto la curcuma proprio per schiarire le imperfezioni della pelle. Veramente sono tutte quante con queste maschere alla curcuma sul viso, perché è veramente ottima. Infatti pure io periodicamente la uso sempre, anche in passato ve ne feci un'altra sempre con la curcuma, casomai ve la lascio nel box informazione dove vi diete anche altri consigli appunto per schiarire le macchie. Vi lascio tutti i link nel box informazione. Per lenire un po' questa maschera vado a mettere un po' di infuso di camomilla, essa molto schiarente, infusione, un po' la bevo così mi rilasso e un po' la metto sul viso, perché la camomilla anche essa ha proprietà schiarenti, illuminanti per la pelle, appunto contro le impurità e contro i segni della pelle. La camomilla a mo' di tonico, la applico anche qua sul contorno occhi perché è ottima anche per le occhiaie. Favoloso. Okay. Anche se avete ancora un po' di pigmento di curcuma, questo qua ve lo va a togliere del tutto, facendo splendere ancora di più la vostra pelle. Vi ho detto questa cosa perché già mi aspetto qualcuno nei commenti. Lavati col sapone e va via! Se non siete disposti ad accettare questo shock, che per qualche secondo la vostra faccia diventerà giallina, allora non fatela! Io vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, così ve ne faccio tanti tanti altri. Se lo provate lasciatemi un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!